5 peggiori allenatori del Milan. Clarence Seedorf, quando gli arrivò la chiamata ancora giocava al Botafogo in Brasile. Non aveva nessuna esperienza, in Coppa Italia fu eliminato dall'Udinese, fu eliminato dalla Champions e perse anche contro il Parma. Termina la stagione all'ottavo posto. Filippo Inzaghi, anche lui prima esperienza da tecnico in assoluto, totalizzerà soltanto 52 punti, piazzando il Milan al decimo posto con 12 sconfitti e 50 gol subiti. Christian Brocchi, dopo la sonora di Sinisa Mihajlovic, anche lui senza esperienza nelle ultime 6 partite, totalizzò 2 pari, 2 vittorie e 2 sconfitte, perdendo la Coppa Italia contro la Juve. Vincenzo Montella, il primo anno arrivò sesto conquistando l'Europa e vinse la Supercoppa italiana, ma l'anno successivo, dopo le cose formali, totalizzerà in 14 partite ben 6 sconfitte e venendo esonerato subito dopo. Gennaro Gattuso, esordì da incubo con il pareggio con il Benevento con il gol del portiere Brignoli, conquistò tuttavia la finale di Coppa, persa poi 4-0 con la Juve. L'anno dopo fece però troppo cagà, non riuscendo neanche a superare il girone di Europa League, arrivò quinto e rescisse il contratto. Seguimi per altri contenuti simili.